Dobbiamo imboccare la strada giusta. Grazie. Grazie Barbara. Marazziti, poi Pina Picerno. Grazie di questo invito. L'Italia ha bisogno di un grande, ampio, largo centrosinistra, perché è dove chi sta peggio può trovare casa, dove i più generosi possono trovare casa. Io auguro al Partito Democratico di essere una casa dove tutti quelli che hanno generosità e intelligenza possono sentirsi a casa. Siamo in un tempo di disincanto, tempo di passioni piccole, tempo in cui non basta fare o dire le cose giuste per avere ragione. Se penso alla mia esperienza in Parlamento e anche al contributo che ho avuto, e sono fiero di aver dato a leggi come fine vita, lo ius soli temperato, lo ius culturae, il terzo settore, il recupero degli sprechi alimentari, la prima misura universalistica antipovertà, ma servono 7 miliardi l'anno e non 2, leggi sulla sanità, sulla medicina difensiva, la riforma degli ordini, le nuove professioni, il rilancio dell'esperimentazione clinica sicura, ricerca rilanciata a livello internazionale. Ebbene, basterebbe per fare un pezzo di programma, eppure siamo in un tempo in cui non basta fare le cose giuste. Tempo di grande individualismo, dove l'unica religione universale sembra proprio quella dell'individualismo e della frammentazione. Attraverso la Chiesa, le critiche a Papa Francesco, attraverso la politica, il PD non può esserne indenne. Allora occorre ricostruire, credo profondamente, a una democrazia comunitaria, credo che occorre ricostruire una comunità nazionale, una comunità politica. Veniamo dal grande no del 4 dicembre, ma è un no che raccoglieva tanti no, tanti no diversi, e tutte le democrazie occidentali, non solo in Italia, sono in difficoltà per questo. Semplifico forse un po', ma nazismo, fascismo sono nati e sono cresciuti con il più grande mezzo di comunicazione di massa, la radio. Oggi tutte le democrazie occidentali sono alle prese con il problema di un voto, di un consenso che non è più un consenso informato. Allora, un'esperienza in Parlamento ci dice qualcosa. Chi è stato in Parlamento sa che più del 95% degli interventi, migliaia, sono stati sui soldi. Disgustoso, in parte. Perché in realtà era tutto concentrato su noi, voi. Noi siamo quelli che non sappiamo nulla, non abbiamo responsabilità su niente, voi avete tutte le responsabilità negative dal dopoguerra ad oggi. E a questo punto non saper nulla non è una colpa, ma è un privilegio. Allora, noi, voi, cioè il principio di ogni razzismo è sempre e solo i soldi. Eppure le cose che contano di più sono amicizia, amore, sono tutte cose che non si comprano. Allora, in questo tempo del disincanto, io credo che noi dobbiamo, in una conferenza programmatica, dare risposte rapide ma anche profonde per costruire e ricostruire un destino comune, una comunità nazionale, una comunità politica, in un mondo di persone sole. Bologna, metà delle famiglie sono formate da una persona sola. In Italia la solitudine, nel mondo occidentale la solitudine è con causa di morte, è con causa di tristezza. Allora, a questo punto, io credo, e concludo, in alcune poche possibili proposte. Altri ne faranno altre. Giovani, lavoro sì, ma non è solo il problema dei giovani, il PD deve parlare la lingua dei giovani o la politica deve parlare la lingua dei giovani. Penso all'inizio di questa legislatura, quando ho presentato un disegno di legge sul servizio civile universale obbligatorio, 6 mesi, dove
si ricomincia a ricostruire anche l'unità nazionale con un mese di Erasmus in cui ognuno sta in una regione dell'altro e si comincia a riconoscere l'altro come parte della propria comunità. Penso al discorso della gratuità, penso a una possibilità anche per i NEET, perché come seconda chance non solo in età scolastica e in età universitaria. Penso agli anziani, come trasformare alcune difficoltà sud, anziani, immigrati, donne e poco lavoro per le donne in opportunità e chance. Il nostro servizio sanitario nazionale sarà insostenibile perché noi siamo il secondo paese con la più lunga, più larga speranza di vita al mondo e perché la medicina innovativa è costosa. Concludo, allora, gli anziani, noi dobbiamo pensare a un servizio sanitario nazionale, a una riforma radicale, non più ospedalocentrica, ma dove ci sia una prossimità che dica a tutti gli anziani non siete soli, non sarete soli, vi aiutiamo a casa vostra, così le donne, così le famiglie e così gli immigrati. Gli immigrati, 65 milioni di profughi forzati nel mondo, non è un'emergenza, è un dato strutturale. C'è un inverno demografico, gli immigrati sono futuro per l'Italia. Lo possiamo fare, lo possiamo dire, non dobbiamo avere paura di dirlo e di farlo. Grazie. Grazie. Pina Picerno, poi Giuseppe Antoci. Grazie Matteo e naturalmente buongiorno a tutti quanti voi e anche e soprattutto a chi arriva da lontano nella nostra bella Campania. Io ruberò pochi minuti della vostra attenzione per fare insieme qualche riflessione su un tema che a mio avviso torna a essere centrale, torna a essere molto importante, che è quello dell'Europa. Perché credo che non sia soltanto il destino delle prossime elezioni a essere legato fortemente a questa parola, ma io sono convinto che essere legato alla parola Europa